Oggi, una volta ogni tanto, io mi faccio la solita domanda, che cos'è la filosofia? Che cosa fanno i filosofi? Quindi oggi sarà una chiacchierata. Non parlerò direttamente di mondi possibili, di logiche, di applicazioni della logica alla filosofia. E non sarà un discorso rigoroso, ma una vera e propria riflessione spontanea. Invece di pensare a bassa voce, penso ad alta voce. E pensavo che il filosofo è sostanzialmente uno che si cerca delle grane. Grana nel pensiero, no? È uno che va a caccia di problemi e se non ci sono in qualche modo se li pone lui, se li crea lui questi problemi. Perché? Perché non... chi... chi si occupa di filosofia, chi legge di filosofia, non ama di solito considerare questa forma di, tra virgolette, molte virgolette, questa forma di sapere, tra virgolette, non ama classificarla come una conoscenza di tipo specialistico. Quindi il filosofo è qualcuno che paradossalmente tende al metodo e fugge dal metodo. Se volete una posizione un po' schizoide. Almeno io non amo quei filosofi che si, cioè, si, si danno ad una fissa sistematicità di pensiero. Questo ha naturalmente poi dei riflessi in quello che penso anche dal punto di vista più rigoroso che nell'esposizione, diciamo, nell nel, nel ritenere, valide, ritenere valida una pluralità di logiche per parlare della realtà. Però, quindi, accanto a questo tipo di riflessione, uno se ne fa un'altra, che è questa, si può fare filosofia senza un uso diretto della matematica, della logica formale, Quindi si può fare filosofia in quali termini? Nei termini di un pensiero filosofico che ha la preoccupazione di classificare, no, non è che non si usa la logica, ma eh, un pensiero che, per così dire, vo vorrebbe classificare il mondo, la realtà, in oggetti, pensieri, eventi. e eh sì, anche questa può essere la filosofia. Oppure trovare categorie entro cui parlare della storia, parlare delle civiltà, parlare di una certa epoca. E anche questo può essere ritenuto in qualche modo fare filosofia. Trovare una Welsh trovare una visione, trovare una visione della realtà. Chi è un po' sgamato, però capisce che questa visione non è mai definitiva, che è una visione che vale per quello che si è riusciti a vedere, per quello che si è riusciti, a che uno è riuscito a studiare, e quindi chi ha fatto un po' di filosofia, capisce che questa. Eh, ogni, ognuna di queste visioni ha un suo limite. Ebbene, quindi se noi consideriamo anche questo modo di pensare, un modo di fare filosofia, il, il numero di persone che fanno filosofia si allarga a dismisura. Eh, perché? Possiamo includere tra i filosofi tutti coloro che hanno una certa visione della realtà, o tutti coloro che hanno trovato un modo di classificare gli eventi della storia. In un certo senso, nel momento in cui qualcuno dice, segna con il gesto sulla lavagna, questo mi ricorda qualcosa che diceva Sini, nel momento in cui qualcuno disegna sulla lavagna un cerchio e dice questo è il mondo, sta in qualche modo esprimendo un'idea e sta in qualche modo facendo filosofia. Io ho dei dubbi che si possa dire questo, si possa dire filosofia, questo modo di, di pensare, ho dei dubbi che questa sia che questo sia filosofia. Però indubbiamente c'è una dimensione onnivora del filosofo, che per così dire tende a nutrirsi di molte forme di pensiero. Poi certo, ogni, ogni, filosofo, ogni filosofo applica un suo metodo e le digerisce a modo suo. Oggi ho intenzione di leggervi qualche passo dall'arte del romanzo di Milan Kundera, perché nell'arte del romanzo Milan Kundera analizzando, nell'analizzare eh, in maniera molto sintetica e magistrale, i sonnambuli di Herman Brock ci chiarisce i tre possibili atteggiamenti culturali di fronte alla modernità, di fronte ai tempi moderni. Io non sono un critico letterario, quindi non mi metterò qui a, a dirvi dei tre romani, dei, della trilogia dei romanzi sonnambuli di Hermann Brock. Vi basta sapere che sono tre testi scritti appunto da questo scrittore Hermann Brock nel milio, alla fine dell'Ottocento, 1888, e altri due agli inizi del Novecento. Mi sembra che l'ultimo, o del realismo l'ha scritto nel 1918. Sostanzialmente i tre romanzi riguardano tre episodi delle vite di tre personaggi, Paseno, Esk e Ugano. La pronuncia non so se è giusta, non ho fatto ricerche per vedere qual è la, se la pronuncia è giusta. Quindi. E ognuno di questi tre personaggi e, per così dire un modo di affrontare la modernità, i testi per chi li vorrebbe, per chi li leggere, sono stati pubblicati dalla, dalla, ecco, dalla Mimesis degli anni fa. E i titoli come vi dicevo, sono Pasano o del Romanticismo. O il Romanticismo, Esch o l'Anarchia, ed il testo è Huguenot o il Realismo. Naturalmente non leggerò <ride> direttamente i passi di questi tre romanzi, sono tre bei tomi specialmente, Huguenot eh, o il Realismo, che è il più lungo di tutti. Però leggeremo la sintesi che ne ha fatto Kundera, o almeno alcuni brani della sintesi che ne ha fatto Kundera in L'Arte del Romanzo. Ecco, con questo interrogativo però, e l'interrogativo è appunto questo, e questo anche un modo di pensare in modo filosofico. Vedete, qui, da un punto di vista della filosofia, non si sta seguendo un metodo. Ma si cerca di classificare, si cerca cioè, Milan Kundera è un romanziere, cerca però di dare una risposta attraverso alla, una risposta alla domanda: come ha risposto la civiltà, l'uomo, il singolo, alla modernità? Ecco. Kundera ha cercato di dare una risposta classificando tre atteggiamenti. Poi, l'intera classificazione fatta da Kundera è costituita da cinque atteggiamenti possibili, a quelli di Pasenò o il Romanticismo, Esco l'Anarchia e Huguenot il Realismo, Kundera aggiunge quello di che è il personaggio dei romanzi di Kafka e del Soldato Sveik quella del Soldato Sveik è un po' l'atteggiamento che potremmo paragonare il buon Soldato Sveik è un altro dei romanzi a cui, si fa, a cui Kundera fa riferimento ma è l'atteggiamento esistenziale diciamo che assomiglia a quello di Charleval alla guerra del 14 anche se lui non fa riferimento al film, ma è eh, l'atteggiamento di chi segue pedissequamente le regole, mettendone in ridicolo la portata delle regole stesse in una società che vorrebbe essere, eh, come dire, razionale e invece si rivela semplicemente procedurale in maniera anche inutile. Ma ecco, l'interrogativo che ci poniamo è: ma questo è fare anche questo è da considerarsi un modo di fare filosofia? Da un certo punto di vista Milan Kundera, attraverso la critica, la sintesi il riassunto che ci fa dei romanzi di Herman Brock ci dà delle informazioni concrete, ci dà informazioni concrete e in un certo senso dice molto di più di quanto dicono vuote formule di filosofi. Perché parla della vita concreta delle persone, la vita quotidiana, gli atteggiamenti eh, della vita quotidiana delle persone e attraverso l'analisi di questi atteggiamenti si arriva a dire l'uomo dell'occidente, parola grossa, ha dato questo tipo di risposte alla modernità. E quindi sì, anche questo può essere considerato un modo di fare filosofia. Se questo è vero, allora si può anche fare filosofia senza senza uh, un approccio tipicamente analitico, formale, che richiede la matematica, la logica, e così via. Sì, anche questo può essere considerato fare filosofia. Però per fare filosofia in questo modo, ecco, non è necessario essere considerato filosofo, capite? Però è fare filosofia. Si può essere romanziere e fare filosofia. Difatti, difatti, di Milan Kundera vi ho già parlato, vi ho già detto qualcosa, e vi parlerò ancora. Perché Milan Kundera può essere a tutti gli effetti considerato un filosofo atipico del Novecento oltre che un romanziere. Ma vediamo un po' che cosa. In che cosa consiste? Questa terza parte dell'arte del romanzo, che vi ricordo è pubblicata da Adelphi, terza parte intitolata Note ispirate dai sonnambuli. Da leggo e mentre leggo qualcosa commento. Trilogia composta di tre romanzi, Paseno o il romanticismo, Esch o l'anarchia, Huguenot o il realismo. Scusate la pronuncia, non ho fatto ricerca, abbiate pazienza. La vicenda di ogni romanzo si svolge 15 anni dopo quella del precedente, 1888, 1903, 1918. Nessuno dei tre è legato agli altri due da un rapporto di causalità. Un romanzo è stato fatto indipendentemente dal punto di vista causale dall'altro ciascuno ha personaggi suoi ed è costruito in un modo suo che non assomiglia a quello degli altri due. È vero che Pasenov, il protagonista del primo romanzo, ed Esch, il protagonista del secondo, si ritrovano sulla scena del terzo romanzo e che Bertrand, un personaggio del primo romanzo, compare anche nel secondo romanzo. Tuttavia, la vicenda vissuta da Bertrand nel primo romanzo è totalmente assente dal secondo romanzo ed il Pasenov del terzo romanzo non conserva il benché minimo ricordo della sua giovinezza di cui tratta il primo romanzo. Quindi, grosso modo, Milan Kundera ci dice che questi tre romanzi sono tre romanzi indipendenti. Perché sta sottolineando questo fatto? perché a voi sottolineare che l'atteggiamento di pensiero che i tre personaggi, che i tre romanzi descrivono sono tre atteggiamenti come gli indipendenti sono i romanzi e non causalmente legati tra di loro così anche questi atteggiamenti di pensiero sono tra di loro indipendenti esiste dunque, continuo a leggere una differenza radicale tra i sonnambuli e gli altri grandi affreschi del Novecento, quindi pensate a Prost, a Robert Musil, Thomas Mann. Ciò che determina nell'opera di Brock l'unità dell'insieme non è la continuità dell'azione, questo è molto importante, né quella della biografia. Allora attenzione, questo è interessante perché Milan Kundera ci dice. L'unità dei tre romanzi, l'unità della trilogia, non è determinata dalla continuità dell'azione. Cosa significa? State attenti, che questa non è semplicemente una trilogia di romanzi, ma è l'espressione di un pensiero filosofico che classifica. I tre romanzi non sono legati da una storytelling. Non c'è una continuità dell'azione dei personaggi. Ma è un'unità meno visibile, meno facile da cogliere, un'unità segreta. Sto leggendo, è la continuità, eccolo lì, il punto, di uno stesso tema. Qual è questo tema? Quello dell'uomo di fronte al processo di disgregazione dei valori. Ecco, come vedete ora il discorso si fa più intenso, perché nel momento in cui si comincia a parlare di disgregazione dei valori, il discorso si fa serio. Quindi il tema affrontato in ognuno dei tre romanzi e sotto cui... Sotto il quale si trova l'unità della trilogia dei tre romanzi di Herman Brock, Milan Cundere ci dice si trova. Quest'unità è determinata dal tema che ognuno dei tre romanzi affronta. Ed il tema è la disgregazione dei valori. Ora, qui, dal punto di vista, della, diciamo, dal punto di vista delle possibilità, si può anche mettere in dubbio. Ma Ce ne passa. Si può anche mettere in dubbio che si possa parlare di disgregazione dei valori. Quali valori? Questa è la prima domanda. Con l'arrivare della modernità industriale, vera e propria, non soltanto la modernità, l'arrivo del, diciamo, della modernità in senso un pochettino più generale il rinascimento eccetera ma con l'arrivo della vera e propria modernità del Seicento, cioè no la vera e propria modernità la modernità industriale noi assistiamo ad una disgregazione dei valori qual è la risposta dell'uomo occidentale perché in quel momento all'inizio del novecento era l'uomo occidentale interessato ehm, a rispondere a questa disgregazione dei valori Ecco, vengono individuate tre risposte possibili nei romanzi di Herman Brock. Vedete, il problema sollevato in questi termini è enorme. È enorme. Perché vi dico questo? Perché se voi pensate alle società autocratico-orientali, grosso modo, chiamiamole così, adesso alla Cina, ma alla stessa Russia. Hm? a quello che sta anche succedendo ora nel mondo. Il problema della disgregazione dei valori è un problema che noi viviamo quasi, cioè che noi viviamo quotidianamente nelle nostre vite. Se in Europa si è avuta, la si, si è avuta almeno la possibilità di scrivere delle possibili vie intraprese dalle culture, a questa disgregazione dei valori. C'è da chiedersi, ma le altre culture hanno dato una risposta a questa disgregazione dei valori? C'è un autoriferimento culturale in Cina sul problema della disgregazione dei valori? La modernità industriale dissolve sempre i valori che trova sul suo cammino. Ecco qui che problemi diventano veramente eh. interessanti. Continuo a leggere le possibilità. Quali possibilità ha l'uomo nella trappola che è diventato il mondo? Questa è la domanda che si fa a Milan Kundera. Per rispondere è necessario innanzitutto avere una certa idea di che cosa sia il mondo, avere cioè una ipotesi ontologica. Perché vi leggo proprio questi passi? Perché qui proprio si fa riferimento ad un atteggiamento filosofico. Milan Kundera analizza alcuni romanzi, parte della letteratura, ma dal punto di vista filosofico. Per dare quindi una risposta dice, bisogna avere e fare un'ipotesi ontologica di che cosa sia il mondo. E fa una sintesi magistrale, Kundera fa sintesi magistrale. Il mondo secondo Kafka, l'universo burocratizzato. Che cos'è il mondo? Come si presenta il mondo agli inizi del Novecento? a Franz Kafka attraverso e che lui ci dice attraverso i suoi, il suo personaggio K è un mondo burocratizzato burocratizzato la burocrazia non come un fenomeno sociale fra tanti ma la burocrazia come essenza del mondo ora perché fare filosofia in questi termini è importante? Perché ci permette di parlare, mentre facciamo filosofia parliamo dell'attualità. In questi giorni vi è l'episodio Ilaria Salis, in catene davanti alla, corte di, di, davanti alla Corte dei Giudici di Ungheria, in catene, in ceppi. Cioè Ilaria Salis è in ceppi davanti al giudice in Ungheria non è quello l'universo burocratizzato di cui parlava Kafka nei suoi romanzi, il processo per dirne uno, ma anche il castello per dirne un altro, no? Presi da altri punti di vista. Alici, la legge dice questo, quindi dobbiamo fare questo. L'atteggiamento dei nostri politici italiani che dicono eh beh, è meglio non interferire, non inter non interferite, non interferite con, eh, con l'amministratore o con l'amministrazione del castello, non interferite. Capite? Burocrazia, dice Kafka, quindi l'essenza ontologica del mondo moderno, Kafka ci dice, è la burocrazia. E non credete che sia una risposta che valeva soltanto agli inizi del Novecento? Voi pensate a tutti, cercate di pensare a tutti i contratti e i contrattini che riguardano, per esempio, che ne so, ste, le piattaforme digitali, no? Grandi, eh, senza fare i nomi, li sapete già, no? Pensate a tutto questo. E questo non è tutta una burocrazia. Consenti, non acconsenti, sui tuoi dati sul. Eh, su, sull'utilizzo dei tuoi dati privati, eh, eh, questo e quell'altro, è, è un consentire e non consentire, eccetera. È tutta una burocrazia digitalizzata, ma burocrazia rimane. Continuo a leggere. Proprio qui sta la somiglianza strana, inaspettata somiglianza, fra l'ermetico Kafka e il popolare Hasek. Soldato, no? nel Buon Soldato Sveik Asek è lo scrittore che scrisse questo romanzo il Buon Soldato Sveik nel Buon Soldato Sveik Asek non descrive l'esercito come un ambiente della società austro-ungarica ma come la versione moderna del mondo l'esercito di Asek allo stesso modo della giustizia di Kafka, non è che un'immensa istituzione burocratizzata, un esercito-amministrazione in cui le antiche virtù militari, il coraggio, l'astuzia, la destrezza, non servono più a niente. E qui mi fermo ancora un attimo, cioè qui in questo collasso di eh, coraggio Astuzia, destrezza, Milan Kundera ci fa vedere come appunto siano collassati quei valori, che erano le virtù militari. E questi valori non servono più a niente. Questa è la disgregazione dei valori. I burocrati militari di Hasek sono stupidi, così come è totalmente priva di avvedutezza la logica pedante quanto assurda dei burocrati di Kafka. E qui voglio fare ancora un inciso. Cioè fare attenzione a non ridurre la logica a burocrazia. E questo è un buon lavoro per i filosofi. Perché in alcuni casi, per esempio, anche le analisi filosofiche di tipo analitico diventano pedanterie burocratiche. Guardano tutti i singoli alberi e perdono di vista davvero, perdono d'occhio la foresta e il problema a cui ci si sta eh, dedicando. In Kafka, la stupidità coperta da un manto di mistero assume i caratteri di una parabola metafisica. La grandezza di Kafka è questa. È intimidatoria. Nelle sue macchinazioni, nelle sue inintelligibili parole, Joseph K. farà di tutto per decifrare un senso. Perché se è terribile essere condannato a morte, è semplicemente insopportabile essere condannato per niente. Come un martire dell'insensatezza. E voglio, vorrei che, pensate, cioè, che voi pensate ancora al caso di Ilaria Salis. In catene e in ceppe per non aver commesso quasi niente. Non è l'eroina, voglio dire, la Salis purtroppo non è l'eroina di una certa epoca storica, ma è semplicemente una Giuseppina K dei nostri tempi. Perché, ripeto, se è terribile essere condannato a morte, è semplicemente insopportabile essere condannato per niente, come un martire dell'insensatezza. Kappa acconsentirà quindi a riconoscersi colpevole e cercherà la sua colpa. Siccome è meglio avere un senso che non averne, questo farà K, K troverò io da solo la mia colpa. Terribile, eh? no. terribile soluzione. Nell'ultimo capitolo proteggerai i suoi due carnefici dall'attenzione dei poliziotti municipali. Lui protegge, vi ricordate. I suoi carnefici. e pochi secondi prima di morire, si rimprovererà di non essere abbastanza forte da uccidersi da solo e risparmiare loro questo sporco lavoro. A questo c'è cioè, qui Milan Kunder. Allora, qui, Milan Kunder attraverso la sua sintesi del processo di Kafka ci dice che. È meglio avere un senso e morire per un senso che morire nell'insensatezza, per alcun senso, per nessun senso. La parte mostruosa di questo tipo di ragionamento è che il senso... E che K è spinto a trovare un senso dai suoi stessi carnefici, che non sono stati nemmeno capaci di trovarne uno, ma spingono Joseph K a trovarne uno. Sveik, dal buon soldato Sveik di Asek. È esattamente all'opposto di K. Quindi questo è un atteggiamento, quell'atteggiamento, l'atteggiamento di Joseph K del romanzo di Kafka è una possibilità. Poi c'è l'atteggiamento di Svevik, che è esattamente all'opposto di K. Imita il mondo che lo circonda, lo imita il mondo della stupidità in modo tanto sistematico che è impossibile Sapere se è veramente idiota oppure no. Quindi Sveik è, per così dire, qualcuno che imita. Parla come un pappagallo. Uno dice qualcosa e lui la ripete. Uno fa qualcosa e, là e lui la ripete. Se si adatta così facilmente e con tanto piacere all'ordine costituito, non è perché vi trovi un senso, ma perché non vi trova senso alcuno. Si adatta perché perché non riesce neanche lui a trovare un senso. Si diverte. Diverte gli altri e in un crescendo di conformismo trasforma il mondo in una simile, in una sola enorme facezia. Fermiamoci un attimo, no? Guardate quanto le parole di Milan Kundera siano nel sintetizzare questi romanzi molto profonde Molto profonde nel classificare i diversi atteggiamenti. Ora si riferisce a se stesso: apro una parentesi, perché Milan Kundera era slovacco, di Praga, scrisse il suo primo romanzo lo scherzo. Poi venne, arrivò in Francia, in Europa e continuò a fare lo scrittore. Dice lui, Milan Kondra, apro una parentesi: noi che abbiamo conosciuto la versione totalitaria comunista del mondo moderno, sappiamo che questi due atteggiamenti apparentemente artificiali, letterari, eccessivi, sono invece ben reali. Abbiamo vissuto nello spazio limitato da una parte, dalla possibilità K, totalitarismo comunista le voci di Stalin, eccetera. Dall'altra, dalla possibilità sveik, ossia nello spazio dove un polo è rappresentato da una identificazione col potere, che arriva fino alla solidarietà della vittima col proprio carnefice, e l'altro polo dalla non accettazione del potere, attraverso il rifiuto di prendere sul serio alcunché. Non ti prendo sul serio. Abbiamo cioè vissuto nello spazio che c'è fra l'assoluto della serietà K e l'assoluto della non serietà Sveik. E quindi qui ora Kundera ci ha dato, per così dire, due possibili atteggiamenti di fronte alla disgregazione dei valori. Quello di Joseph K. Attraverso i romanzi di Kafka e quello di il buon soldato Zweig attraverso il romanzo di Asek. Continuo a leggere. E nel caso di Brock, qual è la sua ipotesi ontologica? Qual è l'ipotesi ontologica di Brock? Il mondo è il processo di disgregazione dei valori. Qui abbiamo una generalizzazione. Il mondo stesso. È un processo di disgregazione di valori, i valori vanno a formarsi e i valori si disgregano. Valori però in particolare che derivano dal Medioevo, un processo che si dispiega lungo i quattro secoli dei tempi moderni e ne costituisce l'essenza. In che cosa consistono quindi i tempi moderni secondo Brock, visto da Kunder? Consistono nella disgregazione dei valori medievali. Una disgregazione, un processo di disgregazione che dura 4-5 ormai-5 secoli, dal Medioevo fino a noi oggi. Ed è questo processo di disgregazione dei valori medievali che costituisce l'essenza dei tempi moderni. Ora, la domanda è, qui, è la stessa di prima. Quali sono le possibilità dell'uomo, l'uomo? Beh, è, una, è un dire molto generale dell'uomo occidentale, dell'uomo europeo, dell'uomo che di quei valori medievali aveva vissuto. Ecco, quali sono le possibilità dell'uomo occidentale? Aggiungo io, occidentale non è nel testo, di fronte a questo processo. E Brock ne individua tre. La possibilità Paseno, la possibilità ESC, e la possibilità Huguenot. Però... Poi delle tre possibilità, siccome ho intenzione di fare più di un video, ne parleremo la prossima volta. Voglio però generalizzare questa, per quanto possibile, quanto dice, quanto dice Milan Kundera in questa sua analisi, in queste sue osservazioni. E a che cosa lo generalizzare? Cioè in che senso generalizzare? Ebbene, generalizzare nel seguente senso. La nostra diciamo, la civiltà europea è una civiltà che ha fondato i propri valori, no? i valori del Medioevo, quelli che volete. L'onore, la giustizia, eccetera, tutte quelle cose che ci hanno accompagnato fino alla modernità, e che poi piano piano possiamo dire si sono disgregate, e continuano a disgregarsi nel corso dell'evoluzione di questa modernità. Ma questa, questo processo di trasformazione e di divisione dei valori non è qualcosa che riguarda soltanto l'Europa. Pensate per esempio alla Cina, pensate a tutto il mondo arabo. Voglio dire questo. Le nostre, l'India stessa, anche se lì il discorso forse diventa troppo complesso, però... Ogni civiltà che è a contatto, che viene a contatto e che porta dentro di sé scienza, semplifico molto, scienza e produzione industriale ha a che fare con questi processi di disgregazione dei valori. Ora, in Europa, in generale, ciò che chiamiamo Occidente, Europa e Nord America, semplifichiamo tutto, si è cercato di dare una risposta culturale e democratica a questo processo di disgregazione dei valori. Anche grazie, che ne so, a questi romanzi, a produzioni culturali. Che hanno spinto ad ulteriori elaborazioni, ad una presa di coscienza, alla focalizzazione del problema di adeguarsi a questa disgregazione dei valori. Ma le le altre parti del mondo, le altre culture, la nostra vicina Russia, ha preso, diciamo, nella, nella cultura russa, faccio un esempio, vi è un'elaborazione, vi è stata un'elaborazione del fatto che la modernità porti necessariamente ad una Disgregazione di quei valori medievali e tradizionali che erano propri del Medioevo. Qual è stata la risposta, per esempio, della cultura russa a questo problema? E perché vi faccio, diciamo, perché io ci tengo a questo discorso? Perché, nei, negli anni passati, qualche anno fa, una volta che era scoppiata la guerra in Ucraina. Una parte degli intellettuali, anche italiani ed europei, purtroppo italiani, se l'ha preso addirittura con, con, con Dostoevsky, con tutta la cultura russa. Ancora oggi non mi ricordo più come si chiama quella giornalista lì che scrive, mi sembra, sulla stampa, ha dato la sua interpretazione di delitto e castigo di Dostoevsky. E non ci si rende conto che forse quella cultura non ha mai elaborato la necessaria disgregazione dei valori che porta. La modernità attraverso scienza, capitalismo, produzione industriale. La civiltà russa forse non ha mai elaborato questo tipo di problema. Non l'ha mai elaborato culturalmente. E quindi la risposta non è rinunciamo a Tostoia, a Dostoevsky e tutto questo. Una risposta da intellettuali seri sarebbe quella di dire: Beh, manca un tassello a quella cultura e cercare in quella stessa cultura chi può aiutare ad elaborare attraverso una via autonoma russa questa disgregazione dei valori tra virgolette tradizionali che venivano dal Medioevo. Perché ancora tipo la Russia, la Russia sembra ferma lì, è ferma lì. E quindi ci si radicalizza culturalmente ad un'idea di impero. Però c'è poco di cui meravigliarsi. Guardate la Cina. Io ora non è che sia un esperto di, di questioni cinesi, assolutamente no però a me sembra che anche in Cina non è che ci sia un'elaborazione in questo senso i valori tradizionali cinesi hanno subito anche loro una, diciamo, i loro valori sono stati anche loro dissolti, disgregati dalla modernità e vi ripeto per modernità intendo molto facilmente, molto semplicemente scienza e produzione industriale senza farla lunga non è che il cinese ha rinunciato alla propria, diciamo, ha elaborato una forma di comunità diversa da quella di un intenso familismo, per esempio. Come fa una cultura come quella, una critica così su due piedi che faccio, come fa una cultura che ancora concepisce l'individuo come un co-individuo comunitario, che si pensa sempre in riferimento alla famiglia. Come fa una cultura del genere a promuovere una vera e propria democrazia? Figuriamoci, se una cultura del genere riesce ad elaborare la disgregazione dei propri stessi valori, per un'attuazione di scienza e produzione industriale. Di scienza e produzione industriale. Ancora non vedo nessuna elaborazione in questo senso. Pensate ai paesi arabi. Utilizzano tutta la tecnologia possibile ed immaginabile, ma i loro valori non sono disgregati. L'elaborazione di una disgregazione dei valori a livello culturale è pressoché impensabile. È opportuno parlare di crisi delle civiltà tradizionali ad opera delle trasformazioni operate. Attraverso scienza, produzione industriale, digitalizzazione e anche in ultima analisi intelligenze artificiali. Quali sono le risposte che queste civiltà riescono a dare? Che noi stessi, come civiltà europea, riusciamo a dare, o civiltà occidentali, in genere, ok, data, l'onnivara fame, l'onnivara. L'onnivora fame che mi, che, che in cui mi ritrovo, elaboreremo ancora queste problematiche. Non è che io spero di dare una risposta, continueremo a leggere ciò che dice Milan Kundera e a legarci a tematiche di, di questo genere. Grazie, al prossimo video.